Un'espressione della tenerezza di Dio per la Chiesa Cattolica del Centrafrica è la visita di Francesco a fine novembre nel paese contrassegnato dalla povertà e da periodici colpi di Stato fin dalla sua indipendenza, l'ultimo nel marzo del 2013 da parte della coalizione Seleka formata da ribelli musulmani e comprendente mercenari del vicino Chad e Sudan, ha scatenato un conflitto con cristiani animisti raggruppati negli anti-Balaka. A Bangui, nella capitale, gli scontri più violenti si sono registrati nei pressi della moschea del chilometro 5, quartiere arabo tuttora pericoloso. Impossibile attraversarlo di notte, sconsigliato anche di giorno fermarsi a piedi. Il Papa andrà anche là per dire a noi che siamo i responsabili religiosi di promuovere la pace, la riconciliazione e vivere insieme. E noi l'abbiamo fatto per mesi, per anni. E ora il Papa vogliamo che percorra quelle strade per dire anche che questa guerra in nessun caso è religiosa, ma piuttosto militare e politica. Una guerra politica in cui a fronteggiarsi però in Centrafrica sono stati musulmani contro cristiani animisti, ma la Chiesa e i leader religiosi non hanno ceduto alla violenza. Missioni e parrocchie hanno aperto le porte ai profughi di ogni fede. Lo stesso arcivescovo, Zapalainga, ha ospitato per 5 mesi fino all'aprile dello scorso anno il presidente della comunità islamica minacciato di morte. Mi sono sentito a casa, mangiavamo insieme alla stessa tavola, eravamo sempre insieme. Abbiamo trascorso un momento storico. Papa Francesco verrà in Centrafrica, cosa vuole dirgli? Farà un ringraziamento, un grande ringraziamento. Non è la prima volta che un pontefice si reca in Centrafrica, c'era stato Giovanni Paolo II nell'agosto di 30 anni fa, per poche ore. Francesco si fermerà 2 giorni, il 29 e il 30 novembre, secondo la bozza del programma, celebrerà la messa allo stadio e anche in cattedrale con i religiosi e i sacerdoti, presiderà l'Eucaristia e la veglia con i giovani, dopo aver fatto sosta alla Facoltà Teologica Evangelica. Verrà qui per incontrare la comunità protestante, perché non è stata solo la comunità cattolica a soffrire le atrocità, ma tutti i centrafricani. Penso che il Papa venga perché il nostro paese, il Centrafrica, ha conosciuto gli avvenimenti più difficili della propria storia e durante questi avvenimenti la Chiesa cattolica, i protestanti e i musulmani si sono organizzati con una piattaforma che garantisse la coesione sociale. Se il Papa verrà, sarà una gioia.